Niente, dato che praticamente spesso e volentieri sono qua il sabato da solo come un coglione a mettere a posto i mazzi, ho pensato bene di registrare, così ci teniamo compagnia per finta, no? Quindi niente, adesso sono qua, sto sistemando un po' le cose che ho nella borsa e ho deciso di rimontare Exorb. Infatti giù qua tutte le cose, che si vede. Questa bella SP, tra l'altro oggi ho preso questa. Si vede? Sì, più o meno. E volevo rimontare Exorb un po' nell'ottica, seguendo l'ottica della lista di Sorin di Gravidia, anche se i mazzi non fanno la stessa cosa, no? Però dato che comunque Keter ha delle carte che possono fare le colonne a 20 a turno 2, volevo vedere se si riusciva a combinare qualcosa, anche se non ha le stesse condizioni, però magari funziona. Non si può, non si può sapere. Adesso, giusto 2 secondi, devo sostituire l'edro in Gridon con i front. Non ho quelli che scudano 20, ma chi se ne frega. Perché con idro Gridon è terribile. Se giocate idro, togliete i perché fanno schifo. Che crashate sempre. E quindi niente, adesso mi metto qua 2 secondi, cambio questi. Per montare Exorb, stavo pensando di giocare. Qua, ok, ho sbagliato carta. Stavo pensando di giocare 4 Pentagrim Sorceress per il semplice fatto che entra e diventa un 12 se mandi sotto una carta, no? E quindi, dato che di G1 adesso se ne giocano un pelo di più, secondo me, visto che c'è anche questo qua nuovo che ho fatto vedere prima che cerca il Persona. Può avere senso, perché comunque le colonne 20 si riescono a fare abbastanza facile. Certo, magari non c'è sopra il... bello. Magari non c'è sopra... c'è sopra il trigger, non si vuole mandare la carta sotto, però comunque anche se fai colonna 18 ma c'è sopra un critico va bene lo stesso. Gridon tra l'altro messo dentro qua, stealth. Proprio non se lo immagina neanche. Ma chi ti togli dalla borsa? Dai, vieni qua su. Ah, qua c'è la mascotte del gruppo, qua c'è la mascotte del nostro gruppo di giocatori, Bucky. E chi segue Bucky del rapper può arrivare alla citazione. Ovviamente lui è un lottatore professionista dall'estrema ostilità, ma come si può dire? Ecco, appunto. E niente, tra l'altro per chi c'era al torneo da Ska. Bel torneo, mi sono divertito un sacco, ho fatto una botta di misplay perché vado in ansia in tempo zero. Soprattutto contro Francesco Boggi che poi tra l'altro ha vinto premium, bravo. Ho fatto dei misplay allucinanti perché mi sono accorto di aver fatto un errore, poi da lì è stato tutto un crescendo di stupidaggini che ho perso, giustamente. Però, avendo vinto come squadra, sono riuscito a recuperare questa che non ho mai avuta di Bermuda. Che ho tutta la collezione, ma questa non ce l'ho, quindi a posto. E niente. Allora, adesso non so se sono l'unico che ha ste menate qua, però mi dà veramente fastidio dover smontare totalmente un mazzo. Perché adesso nella borsa, ho so nella borsa tra l'altro, ho solamente un porta deck per Keter, che è questo di Bastion, e non ho voglia di smontarlo, quindi è un casino. Perché no, tu hai di palle smontare tutto, no? Quindi, boh. Vabbè, comunque ho preso, tra l'altro ho preso queste qua, queste Dragon Shield qua nuove, che sono una figata perché sono con lo sfondo nero. Adesso se trovo il mazzo vi faccio vedere. Sono fighissime, a parte il colore che è azzurrino così è bello, e poi hanno il fondo nero, no? Così. Che sembra una stupidata, però sono fighe da vedere una volta che sono su. Infatti ne ho presi un miliardo di pacchi, perché adesso mi metto qua e sostituisco tutte le sleeve che c'erano che ho nella borsa, che uso per i normali. Quelle che non hanno l'immagine, le altre le lascio lì. Quindi niente, allora, facciamo una mezza, voglio fare una mezza deck profile intanto che monto il mazzo.
Allora, io volevo usare, tanto per cominciare, va bene, 4, ovviamente 4 Hexorb. L'idea di base è cercare di fare colonne 20, quindi il ragionamento che sto facendo è che prima metto tutte le carte che mi servono staple, tanto belle buste, bello anche il mazzo, l'ho dato via, però bello. E poi dicevo, metto tutte le carte che servono e poi penso al contorno piccolino. Tra l'altro, non so se avete mandato il bestione che c'è lì dietro, troppi soldi. Quindi 4 Hexorb. Sicuramente, almeno sto io, sta carta qua, bellissima tra l'altro, extra tick. Tanto chiusa, porca troia. Andiamo a rovinarla un attimo, ecco. Bachi, dai, distruggi. Bachi, annienta. Vieni, to, vieni. Bachi, vieni, to. Plastica, vieni, tacca. Annienta, annienta. Dai, to, vai, to. Dai, gioca con la plastica. Oh, ti fai vedere? Ah, che male, che infame. Vabbè, niente. Allora, 4 Hexorb, 4 Totris, Magic of Revelation Totris. Questo qua penso tra o 4 almeno. Perché in persona in sto mazzo qua si vuole vedere abbastanza in maniera. Cioè, si vuole averlo sempre in mano, ecco, quindi perché il mazzo gira con quel persona, per quello deve essere. Se non hai persona, puoi andare a casa direttamente. Quindi, secondo me, almeno tre ci vogliono. Quattro magari sono un po' esagerate, perché alla fine è come avere una coppia extra del G3, no? Per cui penso che giocarne 6 all'interno del mazzo dovrebbe essere sufficiente. Poi voglio inserire sicuramente 4 Pentagrim. Eh sì, Pentagrim, 4 Dialgas. Tra l'altro, comprate da ISO SP che ha venduto tutto e non ho esitato un secondo a portare a casa perché sono fighissime. 4 di queste. Non devo dimenticarmi la chain ride, cioè il ride deck, perché è un problema se mi dimentico del ride deck. Che tra l'altro sto pensando se ha quasi senso giocare il ride deck di Blaster in Hexorb, perché tanto usare un CB per usare un CB, ma almeno si cerca due. Più che altro che se non hai Pentagrim queste cose qua non parte, e quindi anche giocare questa e non giocare l'altra è un po' una stupidaggine, no? Quindi niente, alla fine mi sa che rimango con la ride line normale. Sperando tra l'altro che YouTube non mi blocchi il video per copyright, vista la canzone che ho lasciato sotto. Il problema del deck, però, che ricordavo quando l'avevo montato a BT1, è la Soul. Però vorrei non giocare Fossado se possibile. So che le alternative che ho troppe alternative, anche perché se non ci sono i Counter Charger in Bastion. Cioè sì, c'è G1 volendo, che per carità se è un 8000 ci si può quasi pensare. Vedere. Melkoko si può. No, Melkoko. No, è quella che. Counter, quella che pesca e scarta. Appena la trovo. Allora, la carta che sto cercando è facciata, Living Sister facciata, sul Blast 2 Counter Charge 1. Che si potrebbe fare, perché comunque con i trigger che va, con i click che vanno in solo ha quasi senso. Alla fine un Counter Charge, uno a partita si può anche usare. Poi comunque, avendo questa nel deck, un Counter Blast. Si trasforma in uno di soli in più, banalmente, no? Per quando fai persona, quindi magari adesso i costi sono un po' più sostenibili. Quindi guarda, si potrebbe quasi provare a fare così. Anzi, voglio prima vedere se c'è qualche altra alternativa tra le carte nuove che sono uscite.
Perché quelli di Axorg non li ho ancora neanche guardati bene. E non ho visto se ci sono dei G1 interessanti. Quando viene scartata stappa un pezzo in back, no. Sul Blast 1 arriverà un no. Qua è la scudo di G3, no. Questa manda un crit in fondo, pesca 1, no. Lord era assolutamente fuori discussione perché ha 40.000 di scudo, va bene, ma Counter Blast 2 no. Quindi quello, Bucky, cioè, guarda che fa. Bucky, cosa stai facendo? Bucky? La mia borsa? Guarda. Cosa ta. Non tocca. Non toccare. Bucky, cosa fai? Allora, stavano dicendo. Diffuser Angel. Non è male perché metto una carta della mano in Soul da più 5 al Vanguard. Common, tra l'altro c'è un motivo se è common. Questa è brutta, scarta Exorb da più 10 a Exorb, nah. C'è un G1, c'è Removal Angel quando è piazzata, poi o Soul Chargeare 2 o Counter Chargeare 1 scartando un APG, ma tendenzialmente le APG non si scartano, quindi magari anche no. Si può provare comunque. Sicuramente Caccarone, che è questa. Non è male, questa ci sta. C'è un problemino tra virgolette, nel senso che praticamente lui fa lei, scusa, fa la stessa cosa, guarda due carte e mettere in cima in qualsiasi ordine. Fa praticamente la stessa cosa di lui un turno prima, solo che lei mette sopra per forza e lui manda sotto, quindi. E questa però è uno scudo da 10 anche. È un 12, quindi fa colonna, solo se hai Vanguard Exorb, quindi fa colonna 20, numeri magici se vai per primo. Però questa prende più 10 Counter Blast 1. Il problema è che Counter Blast è abbastanza peso e quindi mi roda il culo giocare sta roba qua. Probabilmente la gioco lo stesso, però. Però 4 Cacarone sicuramente, perché in ogni caso ho un scudo da 10 anche se intercetta, quindi 4 di queste le voglio provare. E 4 di quelle le voglio provare. Voglio vedere se riesco a trovare lo spazio dentro. Voglio vedere se riesco a trovare lo spazio dentro anche per la Grilla, la Grail, come cavolo si chiama. Ma non penso. È interessante anche questa carta qua, Drill Angel. Questa. Si vede? Sì. Perché dice quando è piazzata in R scegli una unit dalla drop e mettila in Soul, guarda tre carte dalla cima del tuo deck, scegli fino a una carta con lo stesso nome della carta messa in Soul tra di esse, chiama in R e mischia il deck. Quindi alla fine non è un meno, perché prende carta dalla drop, è un potenziale più, però la cosa figa è che fa Soul. Quindi questa si può provare nel caso ci fossero problemi di Soul, si può provare quella, anche se il mazzo in realtà ha più problemi di Counter Blast che altro. Quindi, tornando a prima, 4 direi, 4 di sta cosa qua, 4 di questa. E allora, sarebbe interessante anche provare questa qui, Blaga. Però il problema è che Blaga funziona solo con i gradi 3, quindi è una carta da Bastion più che. Ange, smetti di fugnare con la borsa. È più una carta da Blaster che altro. Qua bisogna, secondo me, concentrarsi più che altro sui G1. Solo che non c'è così tanta scelta, purtroppo.
Bello anche questa, perché cioè, di carte belle ce ne sono un sacco, cioè più che altro che sono i costi il problema, perché anche questa aumenta i trigger che liberi di 5.000, però solo Blast A2. Non ci sta dentro, solo Blast A2 qua purtroppo. E niente, quindi di carte, altre carte buone di BT2 da mettere qua dentro, non lo so, non ne vedo più di tante, beh sicuramente. Questa la voglio mettere perché voglio provare a vedere se togliendo Fossado si riesce a sostenere i costi del deck. In teoria si dovrebbe riuscire a bilanciare abbastanza, avendo sempre persone raid, nel caso porto Totris a 4, questa invece che a 3. E nulla, quindi alla fine il deck bene o male la base, per quanto no, non ancora. Ange, non mangiare queste, scendi, via, pussa via, pussa via. Il problema, cioè il problema, il deck, il core del deck è questo, secondo me. Ok. Lei ne metto sicuramente, ne metto altre tre in main deck, perché il fatto che picchia a 12 per early game è veramente una figata. Quindi per adesso provo con questo core qua, al massimo infilo dentro ancora o il Fossado o per quanto mi faccia schifo la Octa Devote Sorceress. Perché o counter charge o soul charge in caso di necessità, quindi meglio averla che non averla. Sarebbe figo anche questo, volendo vedere, se non funzionasse a soul, il Gold Gaon. Perché comunque quando entra soul blast 1 e chiama un pezzo con più 5, quindi comunque si fa, cioè la colonna 23 non cambia niente su un G2 da 10. Però non lo so, ci devo pensare un attimo. E niente. Il gatto intanto sta facendo il sonnellino sulla borsa. Niente, fatemi sapere poi sotto nei commenti come lo montereste voi questo mazzo qua, perché sinceramente è parecchio stabile secondo me, cioè, non ho ancora avuto modo di provarlo bene, perché essendo che preferisco Bastion non ci sono stato troppo dietro, male, però secondo me ha del potenziale, anche perché alla fine Gravidia nessuno si aspettava che avrebbe vinto, perché BT3 è un mazzo a metà praticamente, invece hanno trovato quella soluzione rimista a Ward. Qua purtroppo, non, essendo che tutte le carte di supporto funzionano quasi tutte con Pentagrim, cioè è un peccato non giocare sta roba, perché comunque a turno 2 con Pentagrim in Vanguard si può staccare il top deck. Quindi male non è. Non lo so, va pretestata un po'. E niente, fatemi poi sapere se avete delle idee migliori, perché non parto dal presupposto di avere per forza delle buone idee. Tutto qua. Niente, avete, i gatti li avete conosciuti? C'è chi ovviamente viene qua quasi tutte le settimane, quindi rifugnano già. E basta, adesso mi devo mettere qua e cambiare tutte queste cose qua e mettere nei mazzi al posto di quelle vecchie. Ci metterò 3 ore probabilmente, sono già le 17:43. E venite a trovarci se avete tempo, tanto siamo sempre al Cuzzaraco de Villa, a Voghera, a Montebello della Battaglia. E la domenica siamo sempre lì dalle 3 in poi. Venite a fare 2 partite, in qualsiasi formato, noi siamo sempre pronti a perdere.